nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia 34.894,12 punti. Al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14.933,94 punti. Ribasso per Tokyo, inflessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 27.013,3 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,23% e chiude a 14.487,4 punti. Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a meno 0,13%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato più 0,13%, poco mosso Parigi, che mostra un meno 0,03%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio, che riporta una flessione di meno 0,64%. Aggressivo avvitamento per Netwick, che tratta in perdita del 3,72% sui valori precedenti. Nel Regno Unito, pubblicate le vendite al dettaglio, pari a meno 2,5%. È previsto martedì dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale,